Voci.fm, il sito delle voci. Mauro Marino su Voci.fm, ben arrivato, anzi ben trovato. Grazie, ciao Voci.fm, ciao a tutti. Siamo nel pieno caos di Sanremo, tu ne sai qualcosa? C'è un po' di confusione, sì. Appena appena. Senti, parliamo subito di radio, c'è anche un bip bip continuo. Parliamo subito di radio. Tu prima di arrivare qui dove sei a Radio Italia hai fatto molte radio, hai fatto anche la Rai, hai fatto... Esatto, raccontaci un po' così il tuo percorso, soprattutto quanto ci vuole per arrivare alla radio giusta. Allora, io ho iniziato con la discoteca, facevo il DJ in discoteca, ero un po' timidino. Allora sono andato a fare un corso di dizione, fonetica, comunicazione, insomma breve, e da lì ho cominciato a parlare in discoteca, c'è un po' di baccano, ci sono gli ospiti che vanno e vengono, e da lì ho iniziato praticamente a parlare anche in discoteca, e mi ha sentito uno di una radio di Milano e mi ha detto: ma tu dovresti fare la radio, tu dovresti fare la radio. E a che ho iniziato la mia carriera in una radio locale 15 giorni, poi casualmente mi ha sentito uno che andava in giro a fare i ripetitori, a sistemare i ripetitori delle frequenze, mi ha sentito e mi ha segnalato al direttore. Il direttore di RTL, Paco Astori, mi ha chiamato, e da lì è iniziata la mia carriera nel 1989. Sì. Pensa che storia, direbbe qualcuno, e poi è arrivato Radio Italia, quindi solo musica italiana, la preferisci? Che differenza c'è? Ma guarda, Radio Italia è una realtà che... Ciao, sono amici che passano. Radio Italia è una grande realtà che sta venendo fuori molto bene. Ero in contatto con loro da anni, ho fatto tutto il mio percorso che dovevo fare, eccetera, poi a un certo momento mi hanno convinto, perché c'erano delle... andavano in una direzione che mi piaceva, e quindi ho deciso di sì, ho fatto bene, perché insomma alla fine siamo la terza radio d'Italia in questo momento, la seconda nel settimanale, quindi va bene. Senti, per un conduttore radiofonico c'è differenza ovviamente di collocazione oraria, non so, tu hai fatto la mattina, il pomeriggio, la notte, che cosa preferisci? Io ho sempre fatto il pomeriggio, da quando ho iniziato, tranne vabbè i primi 2 anni a RTL dove facevo il drive time serale, da RDS in poi ho sempre fatto il pomeriggio, perché mi sono specializzato su un target particolare, cioè nel senso, il pomeriggio è un pubblico più adulto e anche c'è un pubblico più giovane e anche un pubblico adulto insieme, quindi devi usare un linguaggio che riesca ad accontentare tutti, però se la pala è grande raccoglie di più, quindi insomma da lì mi sono specializzato su pomeriggio, ho sempre fatto pomeriggio. Ma il fascino della radio, il fascino di stare lì dentro, non ti vede nessuno? Oddio, adesso magari ci vedono anche perché le radio hanno quasi tutte un po' il canale televisivo, diciamo così, però il fascino di stare lì nella radio con il microfono e la gente che ti ascolta fuori? Ma se ci pensi che tutti i giorni ti sentono 5 milioni e passa di persone, ti viene un po' di ansia. L'unica è mettersi davanti al microfono, parlare e essere se stessi, cioè nel senso, la gente se vuole percepire quello che sei ci arrivi, insomma. La voce come deve essere? Impostata, naturale, tu la curi, ci fai attenzione, ci tieni? Io purtroppo fumo, prendo caffè, niente, sono abbastanza fortunato, per adesso la voce funziona, tiene, regge, bisogna usare un po' il diaframma, perché altrimenti se urli tanto forte, ciao, scusa, saluto amici. Saluta. Se uso il diaframma puoi anche urlare, a me è successo di fare i pre-show di Vasco Rossi, dei Negramaro, i concerti negli stadi, per dire lì, è un attimo che se urli un po' di più e parli di gola, ti partono le corde vocali, invece usando il diaframma la voce la mantieni, il giorno dopo vai in onda regolarmente e non la perdi. Senti, ma tu hai anche cantato, sbaglio? No, beh, cantato. Hai fatto anche Grease o sbaglio? Sì, Grease, sì, Grease. Ecco, Lorella Cuccarini. Ho fatto un disco per caso, nato per caso, io dicevo sempre Radio Cipolla quando ero in onda, e da lì mi chiamò un discografico anche famoso, non dico il nome, meglio di no, comunque insomma, che collaborava con grandi artisti, dice: no, ma tu devi inventarti qualcosa, devi fare un disco su sta roba, devi inventarti qualcosa, e da lì è nata Radio Cipolla, sfiga, non mi molla, ascolto questo programma, lo sente anche la mamma, eccetera. E poi Grease, sì, nato per caso, perché Grease lo facevano Lorella Cuccarini e Gian Piero Ingrassia, e il ruolo di Vince Fontaine l'ha fatto il primo anno Amadeus, la prima stagione. Poi provarono degli attori, però nel ruolo del DJ, quello di Vince Fontaine, l'attore non andava bene perché non aveva i tempi, e poi capitava che c'è una struttura gris che gira su se stessa per il cambio di scenografia, capitava che a volte questa struttura si bloccasse, quindi uno doveva comunque intrattenere il pubblico facendo finta di niente, e allora avevamo bisogno di conduttori radiofonici. Mi chiamò il marito di Lorella Cuccarini e mi disse: guarda Mauro, mi serve uno come te per fare il ruolo di Vince Fontaine, e da lì è partito tutto.
poi ho proseguito con la compagnia nuova dei ragazzi che sono rimasti, e poi basta, mi sono fermato, che fare radio tutti i giorni, teatro tutte le sere in giro per l'Italia era massacrante, però intanto ho fatto 450 passadate, sì. Poi cantare e fare radio è un po' diverso. Lì cantavo, esatto. Lì cantavo proprio, facevo appunto la parte della festa, e c'era una canzone con tonalità molto basse, perché io nel ruolo di Vince Fontaine non usavo la mia voce, facevo, ehi, qui è il vostro Vince Fontaine che vi parla, ehi, 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 sono le 7:06, e poi c'era sta canzone all'inizio, c'era sta festa dove tu dovevi cantare una canzone molto alla Elvis, no? Quindi faceva, aspetta, me lo ricordo, sai, di quando c'eri tu, era tutta così, insomma, una cosa. Adesso non me la ricordo tutta, ma... No, rido perché all'inizio mi ha ricordato Wanna Gun, addirittura, che parlava un po' così, no? Wanna Gun, vabbè, i tempi sono cambiati, la voce impostata non va più. Chiudiamo con un consiglio, come spesso chiediamo, insomma, noi di Voci.fm, a chi ci guarda e a chi ci ascolta, che consiglio puoi dare a chi vuole fare radio? L'unico consiglio che posso dare è di studiare un po' di dizione, fonetica, queste cose qui, perché è fondamentale. Magari anche comunicazione, perché quello serve assolutamente, poter parlare in pubblico, eccetera. E poi essere se stessi principalmente, essere informati su tutto, perché noi parliamo di un po' di tutto, non parliamo solo di musica. Ormai la musica purtroppo non è che interessa a tutti, tutti, tutti. Quindi parliamo di un po' di tutto, essere informati un po' dappertutto, e poi dopo essere se stessi, insomma. Sì, perché poi il trend è sempre più questo, no? Musica, informazione, notizie, gossip, quello che vuoi. Ciao Voci.fm, ci vediamo forse al prossimo festival. Ciao a tutti. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.